Ciao da Svidoven 74, questa, che male. Allora, questa non è una partita fatta live, cioè nel senso, l'ho registrato prima questa partita, adesso faccio il commento così, vi spiego anche le motivazioni. È da un po' di tempo io, cioè, mal di tosse, mal di tosse, buonanotte, cioè tosse, mal di gola e tutto il resto, tonsille infiammate, però me la trascinavo, non ero ancora andato dalla dottoressa. La dottoressa ha detto: c'ho questa tonsillite acuta, infatti adesso sto prendendo gli antibiotici, speriamo che mi passi, che faccio fatica anche a More of parlare. those strange symbols. Questa partita quindi l'avevo giocata senza audio, diciamo, senza parlare in live. L'ho ottenuta e quindi ci registro sopra adesso questo commento. Ma poi comunque tanta gente fa i commenti dopo senza fare tutto in live. Quindi voglio salutare Luca che guarda spesso questa mia serie di More of those Deadlight. strange symbols. E vabbè, poi saluto tutti quelli che intervengono sempre sul mio canale Svidugen 74, come Cavaliere dell'Apocalisse, Alfarium, come Ev, insomma, Strong Player 96 e tanti altri. Adesso non faccio il nome di tutti, ma grazie a tutti i ragazzi che guardate i miei video. Anche sì, Deadlight lo so, lo guardate. Guardate poco, ma probabilmente è una serie che piace a pochi e quindi sì, magari non vi intriga neanche guardare, anche perché, però anche se vedete qua che io dove muoio 10.000 volte, ecco, magari qualche pezzo lo potevo tagliare, però è giusto che vediate che il platform si muore tante volte, ragazzi, anche perché non sai come le trappole. Ecco, poi delle volte si salta nel vuoto come da deficienti, come in questo caso. Ecco, io la maggior parte delle morti le faccio saltando nel vuoto, ma se avete visto gli altri video, perché penso sempre ci sia una piattaforma sotto che mi addaglia, anche se sono morto ancora lì sotto. Quindi scusate se davvero se parlo male, se faccio fatica proprio, ma in questi giorni già anche a mangiare, a deglutire qua. E poi a me dispiace, beh, sarà una cavolata, ma a me sul mio altro canale Svidoghe piace cantare, anche se ho una voce del cavolo, a me piace cantare, fare le mie cover e no, non poter fare le mie canzoncine. Mi diverte molto, cioè. Anche a pausa lavoro, quando ritorno dal lavoro, è quel momento di sfogo, sì. Anche giocare, certi giochi sfogano molto, però non so, io mi diverto a cantare, ragazzi, anche se lo so se che c'è un timbro vocale terribile e tutto il resto, sono stonato, eccetera. Mi diverto io e spero che qualcuno si diverta guardando i miei video anche se non canto bene. Ma qua casco sempre nell'acqua. Ah, per chi non ha visto le altre puntate, praticamente c'è stata questa. Il Deadlight c'è stata questa epidemia che sono diventati quasi tutti zombie. Comunque io devo rintracciare i miei amici che sono ancora. Qualcuno si è già visto che è morto. Comunque devo rintracciare tutti nel cosiddetto punto sicuro. Io devo arrivare al punto sicuro. In questo frangente però sono arrivato in questa parte del gioco dove c'è questo personaggio chiamato il ratto. Ma qua mi vado a cadere, vado a cadere sempre nell'acqua, c'è terribile. Scusate ragazzi. Dicevo, questo personaggio che si chiama il ratto che ha ideato tutte queste trappole, non so per quale motivo, forse perché non c'era altro da fare. Ma poi vabbè, alla fine è un gioco, no? Non so perché i programmatori hanno ideato questo personaggio che ha creato queste. Insomma, del resto è un gioco platform, quindi ci sta. Allora, perché mi piace questo gioco?
perché mi dà da pensare, certi enigmi, certe trappole devi riflettere su cosa devi spostare, cosa devi mettere, cosa... Io con la logica, cioè per esempio mio fratello è bravissimo nei quiz di logica, nei rompicapi, cose, io sono una vera pippa in queste cose, quindi se c'è qualcosa che dove posso dire ce l'ho fatta, cioè andare avanti, magari ci ragiono mezz'ora su una trappola che non capisco come fare, anche se Deadlight è quasi. Alla fine in molti casi c'è da saltare giusto sulla piattaforma, ecco così. Però ci sono alcuni punti dove ci sono delle casse da spostare, deve galleggiare nell'acqua così salti. Ci sarà un punto, lo vedete più avanti in questo video, dove... When times change, ma guardiamo sto pezzo. Quando i tempi cambiano, anche gli uomini devono cambiare, signor Wei. Il ratto aveva previsto che prima o poi sarebbe arrivata la fine del mondo, per cui ho costruito qui il mio nascondiglio. Il gatto malvagio non cercherà mai un ratto vivo e una trappola per topi. Ma che cavolo dice? Fai come se fossi a casa tua e non badare la puzza. Riposati, non fare complimenti. E in effetti c'era un po' puzza. Perché mi hai portato qui, vecchio pazzo? Ormai sarebbe dovuto già essere già tornato. Il ratto ha un figlio, può andarsene, nell'esterno non lo brucia, ma sarebbe già dovuto, se di ritorno sarebbe dovuto tornare. Ah, c'è un figlio sto fatto. So dove si trova, gli piace tornare a quella che un tempo era la sua dimora e che ora non è altro che un cumulo di macerie. Il ratto rifiuta il pericolo. Tu potresti aiutarmi, potresti andare a cercarlo. Ti ho già detto che devo trovare i miei amici. Aiuta il ratto ti aiuterà, Mr. Wing. Il ratto sente tante cose, il ratto può trovare i tuoi amici e forse anche la tua famiglia. Trova mio figlio prima che lo facciano quegli uomini e il ratto ti dirà tutto quello che sa. Poi è formato questo ratto. Occhio per occhio, va bene. Del resto ti sono debitore per avermi salvato la vita. Ecco, e se mi facessi passare anche in mal di gola... Hai fame, signor Wayne? Vuoi che ti prepari un piccolo pasto per ratto? Che schifo. No, grazie. Dopo tutto quello che è successo, non credo di avere molta fame, effettivamente. Poi chissà cosa ti cucina questo qua. Hamburger di zombie? Ma poi chi lo sa, magari i zombie non sono cattivi da mangiare. No, poi è carne putrefatta, dai, no, che schifo. Però cotti bene. Non lo so, io non ho mai mangiato uno zombie, non so neanche se ne avrò mai la possibilità di mangiare uno zombie, ma nella vita non si sa mai, tutto è possibile. Sarebbe più strano. Ah, un polaroid che ritratta un ragazzo, il figlio adolescente del ratto. In quegli anni eravamo tutti dei ribelli senza una causa. Comunque, ragazzi, ho detto polaroid invece che polaroid, mi sembra. Dopo mi riesco il chiaro. Da quanto tempo non guardi fuori? Niente, mi è scappata questa frase. Di cosa sta parlando? Ah, volevo dire che sarebbe più difficile mangiare un fantasma che uno zombie. Insomma, il fantasma è un po' intangibile, giusto? Però non lo so, perché... Non so, i fantasmi di Ghost Whisperer, per esempio, sono abbastanza... Cioè, interagiscono, no? Con il... Vabbè, non lo so, ma che cavolo sto dicendo? Vabbè. Questo qua, per esempio, era un punto dove questa cassa doveva essere portata di sopra e fare diverse cose, perché... Sì, qua non so se si vede, ma ho fatto un piccolissimo taglio dove io ho preso la cassa e l'avevo buttata giù. E dopo praticamente non potevi più... Cioè, la cassa serve, ragazzi, in questo punto. Quindi vuole trascinata e messa lì, perché dopo ti serve per tante altre cose. Quindi non buttatela giù come ho fatto io quella volta lì. Perché? Adesso vi faccio vedere. No, cioè vi faccio vedere. Adesso guardate il video. Ecco, qui mi serve per saltare. Adesso devo tirare giù. Aiuto, che tosse. Devo tirare giù la
cavolo di piattaforma. Quante volte avrò ripetuto piattaforma in questo video? Beh, vabbè, fa lo stesso, dai. Adesso vuole spinta. Spingi. Spingi. Non so perché mi ero bloccato. Vabbè. Ah, che fatica a spingere questa cassa. Ah, tutto il santo giorno a spingere cassa. Ah, che fatica. Ecco, qua adesso c'è un altro marchingegno con tanti bottoni, ma si vede che io premerò quello giusto. No, no, che dico? Prima devo... No, devo andare... Non mi ricordo. Ah, sì. Devo sollevare questa. Ah, ecco, perché la cassa deve passare di là, giustamente. Altrimenti no, no. Una bella spallata al muro. Io sono molto resistente, do delle spallate che spacco tutte le porte. E non fatemi incazzare, perché sennò sono anche l'incredibile Hulk, mi straccio i vestiti e tutto tranne i pantaloni, che mi rimangono gli shorts. Si sono proprio come l'Hulk del telefilm degli anni 80? 70-80? Ma 80, dai, i primi anni 80. Ma però non lo so, la stagione 1 di Hulk, no, forse più anni 70. Eh sì, ripensando anche la canzone che c'è alla fine dei titoli di coda, che è molto 70. Canzone, bene, musica, che è una delle musiche più tristi in assoluto di tutti i tempi. Ma adesso non fatemela fare, perché sennò veramente c'è le tonsille, spaiate. Una vecchia illustrazione dei 9 gironi infernali della Divina Commedia di Dante. Che cultura! Sembra che il classico poema sia servito di ispirazione durante la costruzione del rifugio dell'uomo ratto. C'è l'uomo ratto, che è parente dell'uomo gatto. Chi è che si ricorda l'uomo gatto che era a Sarabanda? Beh, vabbè, ma Sarabanda è un programma vecchio, cioè, magari, non so, beh, vabbè, magari qualcuno se lo ricorda, dai. Quel programma che faceva Enrico Papi, non mi veniva il nome. Ancora $20 in my pocket. Non sono parole, cerco di canticchiare Drift Shop, che non... I'm gonna sometime $20 in my pocket. Na 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 na. Ma come fa, aspetta? Come fa quella canzone? Aspetta, dunque fa... Allora, I'm gonna pop some tass, only got $20 in my pocket. Non ce la faccio. Mi è tonsillo. Aspetta, un mal di gola. I'm gonna pump some tags. Mamma mia, che voce di merda. I'm gonna pump some tags, only got $20 in my pocket. I'm until looking for a dollar. This is fucking awesome. No. YouTube, quanto male. Aspetta, riproviamo. I'm gonna pawn some tags, only got $20 in my pocket. I'm until looking for a dollar. This is fucking awesome. Niente, vabbè, dai. Cioè, la canto male, poi sono, cioè, ma di gola, tu sei, cioè, veramente. Ma la conoscete sicuramente. Ah, amici, dai, speriamo che mi passi presto, veramente. Dove c'ho le mie caramelle balsamiche? No, non ce l'ho neanche portata in mano, ecco. Niente. Beviamo un goccio d'acqua, amici. Questo qua sarà un commento veramente, cioè, questo qua si ferma a commentare, beve un goccio d'acqua, diranno, ma... These drawings are different from the previous ones. They describe the bombings that affected the city at the beginning of the epidemic. Ecco.
ho bevuto da quest'acqua che... Questa bottiglia d'acqua è di un... Ma io non l'ho mai vista questa etichetta. Ma che etichetta ha sta? Ma io non l'ho mai bevuta quest'acqua. Ma dove l'hanno presa? Un discount? No, ma che acqua è? Ma pensa a te. Vabbè. Guardate che queste trappole qui, cioè al primo colpo, le ho passate di culo al primo colpo. Questo ve lo dico perché più avanti ci saranno delle trappole simili dove ci perderò una marea di tempo, ma forse mi sa che ho tagliato qualche pezzo. Quando l'epidemia si è diffusa a Seattle, beh, vabbè, leggetelo voi ragazzi. Davvero, perché mamma mia. Però ragazzi, io devo caricare video, c'è una giornata senza caricare video e su YouTube è quasi una giornata persa per me, cioè dipende, cioè nel senso, se è una giornata passata con gli amici, in compagnia, con delle giornate stimolanti, o che vai al cinema, che vai di bello qui, vai di là, ma una giornata dove, cioè, ritorni dal lavoro, ecco, così, cioè queste cose, cioè caricare il tuo video, stai lì, fai il tuo, è bello, puoi vedere, cioè dopo sicuramente è bello vedere se poi qualcuno dopo partecipa attivamente, però davvero a me già mi piace già caricare i video, anche se riguarderanno in pochi, proprio è una cosa che ormai è diventato fare video è proprio parte di me. È la cosa che faccio di più al momento, cioè oltre al lavoro, cioè veramente caricare video su YouTube è diventato lavoro. Ci sto una parte del tempo. Facebook ci sto veramente, una volta ci stavo molto più tempo su Facebook, no, più che altro magari su Skype faccio delle belle chiacchierate ovviamente con tanti amici. Ecco, queste qua sono le trappole che vi dicevo dove muoio un casino di volte. Su Skype e poi su Steam cerco di giocare, però è difficile anche organizzarsi e giocare in coop tante volte per i miei orari e per tante cose, e poi non so perché io ho sempre delle connessioni che non, cioè quando registro i giochi non vengono mai, vengono tutte scattose tante volte, anche se ho cambiato la scheda grafica e cose, non lo so, io do la colpa alla connessione. Accidenti, cioè queste trappole qua veramente una vita ci sono stato, adesso non so quante ne ho tenute nel video perché poi alla fine forse qualche, perché vedete che continuavo a morire, non so se le ho tenute tutte le volte dove morivo, perché veramente una rottura di balle per chi guarda. Comunque, ecco, guardate che bella capriola che ho fatto lì, cioè bellissima, lì sei stato veramente gallo, però vabbè, è solamente perché vuole fatto così quella trappola. Ecco, guardate qua, guardate questa cosa, lì c'è l'acqua, con la monovella la faccio scendere. Ecco, questa qua vuole ragionare, non è così una cosa difficile, però vedete c'è una cassa lì, allora là la piattaforma è alta e quindi cosa facciamo? Mettiamo la cassa qua sotto e poi saltiamo là, no? Giusto? Qua mi viene anche da fischiare, ma lasciate perdere perché ho sbagliato il tasto. Però se saltate qua non ci arrivate. E anche se la portate più indietro, ecco, e se saltate da qua non ci arrivate lo stesso. Vedete che non ci si arriva. Io provo, riprovo. Cosa dobbiamo fare? Con la manovella semplicemente noi andiamo a far risalire l'acqua, così la cassa va in alto
e dopo possiamo arrivare giustamente a saltare sulla cassa e poi dalla cassa saltare sulla piattaforma. Ecco, qua la cassa è un po' lontana, nel senso, avevo sbagliato anche qui, perché la cassa voleva messa più vicina. E vabbè, sono tutte cose che ci pensi dopo. Oppure che uno più intelligente di me ci pensa prima. Comunque vabbè, dai, le cose si fanno, ecco. Quindi adesso vado a rimettere di nuovo con la manovella, a far risalire l'acqua, the water, lift up the water, yes, yeah, adesso what the fuck, che così non c'entrava niente, anche sta, però per intercalare ci sta. Saliamo. Chiarisco la voce perché c'è un raspino. Gente innocente che cercava un luogo sicuro durante la grande guerra contro Leone. Vabbè, dai, amici, per questa parte è tutto. Anche perché non ce la faccio più. Ciao, ciao.